In finale ci va il Pineto che ribalta i pronostici della vigilia. Il posizionamento in campionato vince il derby, elimina l'Avezzano e andrà adesso a Matelica a giocarsi la finale domenica prossima. Un risultato importantissimo per i biancazzurri nella cornice splendida di un De Marsi soleggiato e col pubblico delle grandi occasioni. L'Avezzano senza Persia conferma Bisegna con Biangiardi in mezzo e il capocannoniere Dos Santos punta centrale con Cerone, Teramo e Pellecchi alle sue spalle. 4-3 invece per Amaolo con Gragnoli e Ciarcelluti scudieri di Tomassini. Il 4-3 con cui comincia la gara il tecnico marchigiano. Nemmeno un minuto e proprio Tomassini potrebbe indirizzare la partita sui binari pinetesi. L'appoggio di Lombardo prende in controtempo Menne, la punta biancazzurra si ritrova solo contro Lombardi ma spedisce incredibilmente al lato il mancino. Il Pineto approccia la grande, il match conscio di doverlo vincere per passare il turno e al nono capitalizza la supremazia iniziale con Gragnoli che incorna di testa alle spalle di Lombardi, un traversone al bacio di Ciarcelluti per il gol del vantaggio. L'Avezzano colpito duro fatica a reagire, Menna sbroglia al 12° sull'ennesima iniziativa da destra stavolta di Marianeschi, l'avvio è un monologo, al quarto d'ora è ancora Marianeschi a perdersi una punizione dal limite che Pezzotti calcia alla grande impegnando Lombardi alla parata plastica in calcio d'angolo. Alla squadra di Giampaolo servirebbe una fiammata per rimettersi in carreggiata e ci pensa Pellecchi al 19° a portare scompiglio nella retroguardia pinetese, Gragnoli stende Besano in posizione offensiva e poi la gatta accorda il rigore all'Avezzano. Dagli 11 metri va lo specialista Federico Cerone che tuttavia chiude troppo al sinistro e spedisce a lato la conclusione. Ma l'opportunità fallita paradossalmente sveglia i padroni di casa. Al 21° il tiro cross di Pellecchia colpisce la traversa sugli sviluppi. Bianciardi ci prova dal limite impegnando Giacchetta alla risposta. Niente affatto facile. Al 26° un altro legno per i biancoverdi di Giampaolo. Bisegna disegna col mancino da piazzato. Giacchetta si allunga, non può arrivare sulla traiettoria del numero 8 rispedita in campo dal montante. Il Pineto dopo l'avvio super per allentare la pressione di casa torna alla carica intorno alla mezz'ora con la sventola di Zane disinnescata da Lombardi. L'Avezzano però preme in maniera insistente, non è per nulla fortunato. Al 32° la girata di Dos Santos all'interno dell'area di rigore sporca e trova la base del palo, la Giacchetta battuto. Portiere del Pineto che tira un sospirone anche al 36° quando Cerone prova a farsi perdonare il rigore fallito con un missile mancino, incrocio dei pali, quarto legno in poco più di mezz'ora per l'Avezzano. La ripresa ha più o meno lo stesso canovaccio, Cerone al 50° ha una buona opportunità da piazzato dal limite, anche stavolta il palo a dire di no al numero 10 biancoverde con Pezzotti che chiude su Bianciardi che si era avventato sul pallone. Amaolo inserisce Fiumara e tatticamente questo non fa altro che permettere al Pineto di difendersi con 5 uomini costringendo il neoentrato a destra e Pezzotti sul fronte opposto a coprire tanti metri di campo. Il tecnico pinetese richiama anche Marianeschi per Esposito mentre Giampaolo rinforza la prima linea con Acatullo per Besana. Il secondo tempo è una partita a scacchi dalla panchina. Nel Pineto entra Farias per Gragnoli. Le scelte del tecnico pinetese sembrano dare frutti migliori perché la spinta marsicana rimane solo nelle intenzioni. Entra Mariani per Tomassini, Farias al 38° e la punizione di Pezzotti al 40° dimostrano che gli ospiti non solo non soffrono più, ma riescono anche a proporsi con discreta facilità dalle parti di Lombardi, trovando con Di Rocco al 93° il gol del sigillo finale. L'ultimo atto dunque sarà Matelica Pineto per stabilire chi si aggiudicherà la finalissima. All'Avezzano rimane l'amarezza lenita solo un po' dalla applauso del De Marsi per la formazione di Amaolo, l'ennesima rivincita contro chi aveva dato il Pineto finito già un paio di mesi fa.